salve a tutti, con un buonissimo odore, come vedete anche oggi è più che tardi, tipo ragù, buonissimo, puntata di Onorato di martedì, non so che cazzo di giorno è oggi, credo sia il 9, eh sì, perché se ieri era l'8, oggi è il 9. Sono tornato nel buio. Oggi, come vedete, io mi sono un attimo, diciamo, riappesantito, perché ebbene sì, pareva che fosse, che fuori fosse primavera, e invece è ritornato inverno. Io magari però accendere un po' il basso, che dire, non è esattamente presto, ma soprattutto non è che ho tutto il tempo del mondo per andare a prendere il treno, perché ahimè, anche se la mia compagna, che è rimasta indietro, come quello che ho già detto, per cui lei va in giro ancora con i cartacei, pensa, mi fanno un favore con i cartacei, la carta, le cose stampate, io non le guardo, non posso andare in giro con fogli di carta, mannaggia la puttana, lo facevo, quando avevo il telefono Symbian, ecco, che mi stampavo le cose, perché dico, metti caso che non mi apro il PDF, cosa che succedeva, metti caso, eccetera eccetera. Poi non c'avevano un grande schermo, per cui c'è anche da dire quello, per cui insomma dai fatto che insomma, ecco, cioè, me la stampavo in quel modo, cioè in quel caso me li stampavo, ecco, i biglietti e robe, c'avevo addirittura 5-6 copie, e che dico, zeta mai, eccetera eccetera. Adesso, cioè, non dico che non mi stampo proprio niente, però quasi, per cui insomma, porco zio, no, invece c'è ancora queste robe di carta. E purtroppo, per dire, gli orari dei treni ormai, che poi come sono, non è che so chissà quanti, diciamo, sono anche di pace, volevo usare un sinonimo ma non riesco a trovarlo, per cui memorizzazione, e purtroppo perché è 27 o 57, fine, basta, cioè non è che ne so, no, ma ce ne è in un orario, ce ne so a 25, a 5, a sto cazzo, cioè non mi ricorderò mai, ecco. Quindi insomma, poi comunque, anche se fosse ormai a quest'ora, facciamo buonanotte al secchio, come dicono di quelli. Bene, io sto tornando a casa anche oggi molto tardi, perché oggi sostanzialmente, ebbene sì, ho pranzato poco fa con un pacchetto di patatine e una confezione di, cioè, due cose di Kinder Bueno gentilmente offerti, tra parentesi, per cui ringrazio ampiamente chi è stato, anche che oggi fa anche gli anni, per cui insomma, però è da stamani che e faccio una corsella e poi c'ho da fare registrazione, poi ricorro di qua e poi c'ho la registrazione della roba e poi ritorno di là. Insomma, è stata tutta la giornata così, tanto che la pubblicità del Kinder Fiesta, della Fiesta, non so se è Kinder, credo, no, non è Kinder, è Ferrero, cioè è la stessa marca, però insomma non è Kinder, anche perché c'ha le cuore, se fosse Kinder sarebbe favoloso, li educhiamo subito bene,
No, cioè, come la pubblicità della Fiesta, la Fiesta diceva a pranzo un panino, ecco, io a pranzo nemmeno quello. Tutto il giorno di corsa, a pranzo un cazzo, e non ci vedevo più dalla fame. Non è che adesso dormirai dopo 25 grammi di patatine, sono pieno di energie come se mi fossi mangiato un bufalo. A parte che, tra parentesi, se mangi tanto sei tutto tranne che pieno di energie. Cioè, sei satollo, sempre come dicono nei posti in cui sono originario. È bello, bello pieno, come il polletto di mia nonna, che poi tra parentesi, a proposito di mia nonna, purtroppo ho avuto anche una brutta notizia, e dopo toccherà che vedo un attimo se posso, soprattutto posso contattarla, secondo se posso, la sentiamo un attimo come sta. E poi intanto che voi, che io cammino, spero che abbiate fatto cose, tra cui iscrivervi al canale. Sotto c'è il pulsantino, magari se non cado però per le scale è meglio, per il punto è qua, per cui sotto il mio faccione troverete un pulsante scritto iscrivete, fatelo, poi dopo attivate la campanellina che comparirà come la Madonna, e poi sotto in descrizione, cioè ancora più sotto in descrizione, troverete, sto vedendo che sto col telefono, ha qualche piccolo problema, incomincia a fare con la telecamera perché fa la stessa visione stile, diciamo, diversamente lucido, vedo che va a scatti ed effettivamente fa un po' schifo. È la partita tanto bene, ma si è, sta, ci sta abbandonando il telefono, ai noi, questo è un male, e anche perché questo qui ho la possibilità di tenerlo e poi dopo tengo malissimo, si sa. Comunque vabbè, in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove, questo non l'avevo forse detto. No, sto vedendo dove sono. Io ti do questo farmaco. Sì. Ci avviciniamo paurosamente alla partenza del treno, e che a 10 sarà le 24. Quando qua sullo schermo verrà a 10, verrà a 10. Ma 24, quindi mi mancheranno, ebbene sì, 3 minuti. Come sono 8, significa che mancano 5 minuti. Come nella nota canzoncina dello spot delle panatine. Mancano solo 5 minuti e tutto sarà perso. Perché poi stasera, oltretutto, dove non fa se manca niente, infatti anche quello, cioè io devo contattare mia nonna eccetera eccetera, mi dite voi quando, visto che comunque per essere in zona arancione devo dire che la gente non è che non giri, cioè non, mi aspettavo di trovare più vuoto a quest'ora. Non che sia pieno, carità, però mi aspettavo di vedere meno gente in giro. Bene, male, bene, dunque fa piacere che ci sono anche, invece, no, come si chiamano, quelli da sport ancora lo fanno, perché domani dipende a che ora paura per prendere il lavoro. KFC però è tutto acceso, sai, e vedo che la gente entra e poi viene a pensare che sia aperto, puoi prendere l'asporto evidentemente, eccetera, eccetera. Però
se non fosse che mi mancano 3 minuti e se non fosse che tanto a casa c'ho qualcuno che ha cucinato, la mezza idea ce l'avrei anche, ma niente da fare, diciamo, vediamola il lato positivo, perché bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose, se no altrimenti uno prende una corda e si impicca, perché c'è poco da essere allegri, è che quantomeno oggi sicuramente ho assunto meno calorie del previsto, visto che avevo dietro con me un mega trancione di pizza, che qua non ce risparmiamo mai, è proprio, ma io dico vabbè, ci sta, perché sul cibo è bene non, è non risparmiarsi, però cazzo, è sempre domenica qua, no, è sempre mezzogiorno, è sempre domenica, io però temo che ora fra poco lo perdo, il binario è bassano, 17, figo, che pop. Magari se mi do una corsa, arrivo 2 secondi, grazie. Sì, il Bassano, sì. Ok. Oh, signore. 2 secondi che mi riprendo, Bene. Vediamo come monta il carico sui miei occhiali, fantastico. E allora insomma così, quindi insomma oggi è stata una giornata così, insomma, cioè sostanzialmente non ho altro da dirvi. Se non che diciamo, oggi abbiamo il corso, l'ho già detto. Grazie. 2 secondi di ore. Bene, stiamo partendo. E questo insomma, ecco, cioè oggi sostanzialmente è così, insomma, non è stata proprio una giornata simpatica. Ieri è andato in onda il ritorno di Lunedì Dopo Film, temo che eravamo io e io e basta, e quindi avete fatto male che vi siete persi un bellissimo documentario crudognolo, perché è abbastanza crudognolo, però è bellissimo, che era The Cove, la baia dove muoiono i delfini, peggio per voi, però potete ancora rimediare vedendo il prossimo documentario di lunedì prossimo, per l'appunto, che sarà Fuori era primavera, mi raccomando, ore 21:15 su La Fornace TV, non ve lo perdete, questa volta non avete scuse, perché stavolta l'ho anche ripetuto, se avete scuse, cioè l'unica scusa è, non lo so, cioè, non c'è Sanremo, non c'è un cazzo, cioè il cazzo si dovete vedere il lunedì, cosa, come si chiama là, quello lì, Quarto Schifo, Quarta Repubblica, ma date per fuoco piuttosto, ecco, se vi guardate Porro, Nicola Porro, datevi fuoco, punto, dico molto meglio guardarsi a Fornace TV, guardarsi questi
documentari che secondo me sono molto più interessanti, eccetera, e molto più belli oltretutto. E cose che mi vengono in mente, niente, che questo vaccino mi sa che è una botta di quelle incredibili, perché la mia collega ieri ha fatto il mucco e oggi è venuta al lavoro e poi ha dovuto andare via perché c'era la temperatura che gli è salita, e quindi insomma mi sembra capire che sarà una bella botta, per cui diciamo che arriva il 24-25, non mi ricordo più nemmeno il giorno, che insomma sarà da divertirsi. E che dire, vabbè, noi questo è, domani risarò di nuovo in presenza ovviamente, però domani sì, ho una registrazione eccetera, in realtà dovrebbe essere tutto a posto, speriamo, e dopodiché invece mi trasferirò nell'altra sede in terraferma e lì spero di che l'evento finisca presto, in modo che così almeno taglio la corda ad un orario normale, per cui se vedete una puntata di Onorato con la luce diurna e non un buio pesto, vuol dire che ce l'ho fatta, altrimenti purtroppo saranno state vane le mie parole. E con questo io non ho tanto altro da dire, nel senso non ho visto cose, non lo so, insomma, cioè, l'unica considerazione, ecco, che torno a ripetere, è che per essere in zona arancione, quindi non ci si può muovere all'interno se non del proprio comune, soprattutto qua, perché poi è da oggi, se non ricordo male, ci sono alcuni distretti scolastici chiusi, esempio Padova, San Donato addirittura, e quant'altro, proprio per il picco di... Ma San Donato per forza mi viene a dire, perché vanno in giro ancora con, cioè, le corriere, quelle lì del coso, della Tivioso, bestioni da non so quanti, mi pare 11 metri, quanti cazzo so, bus extraurbani, per capire, sì. Voglio dire, c'è poco da fare, insomma, ecco, cioè, non è proprio accettibile, i snodabili, e in più hanno dovuto anche mettere, insomma, chiamare a soldare, diciamo, i privati, e quindi vabbè. E noi con questo, diciamo, possiamo anche chiudere, perché credo che arriviamo a Porto Marghera. Noi ci salutiamo a questo punto e ci vediamo alla prossima puntata.